Grazie ragazzi. Grazie. Qua si sventolano gli ombrelli, però è lo stesso. Perché è un bel vedere, tenete presente Città Bagnata, Città Fortunata, che stamattina Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, col sole 30 gradi, era a Cosenza ed era ascoltato da ben 65 persone. Oggi pomeriggio a Pordenone piove, che Dio la manda, ma c'è una marea di gente. Permettetemi di dirvi grazie per essere qua, grazie a tutti voi, grazie, grazie, grazie. Grazie anche a chi è là in cima, però non vale voi là, perché voi là siete al coperto, quindi comunque in bocca al lupo, non la faccio lunga. Qua squadra che vince non si cambia, c'è una buona amministrazione a Pordenone, come c'è una buona amministrazione a Trieste, come ci sono buone amministrazioni in tante città del Friuli, Venezia Giulia. Non voglio fare torto a nessuno, però vedo il sindaco di Monfalcone fra tanti altri sindaci che sta cambiando la sua comunità e la ringrazio. Ha ragione Massimiliano, noi abbiamo fatto robe che magari altri partiti non fanno. Se c'è la scelta fra una poltrona a Roma e una presidenza di regione, spesso e volentieri là scelgono la poltrona a Roma. Per me la scelta del Friuli Venezia Giulia è stata una delle scelte più azzeccate, di cui vado più orgoglioso. Ringrazio Massimiliano Federica e ringrazio tutti voi, perché il buon governo in Friuli Venezia Giulia è un modello per la Lega. Però se io sto con l'ombrello a destra, a sinistra, mi arriva l'acqua in testa. Quindi scegliamo uno dei due ombrelli. Bisogna nella vita fare scelte decise. Quelli che girano un po' di qua, un po' di là, non vanno mai da nessuna parte. Quindi sì, è vero, era meglio l'ombrello di destra che non l'ombrello di sinistra, cioè, avete ragione. Però fa niente, fa niente. E quindi a livello locale confermare il buon governo, a livello regionale guardare avanti, a livello nazionale occhio, perché la scelta del simbolo della Lega, il simbolo del guerriero sulla scheda di Pordenone o di Cordenos o di Palmanova o di Trieste il prossimo 3 ottobre è importante, anche perché sono due scelte di vita a livello nazionale. PD e 5 Stelle l'hanno già detto, se fosse per loro si azzera quota 100 e si conferma per tutti il reddito di cittadinanza. Noi la pensiamo in maniera diversa, noi vogliamo confermare quota 100 e togliere il reddito di cittadinanza a tutti quelli che non hanno voglia di lavorare dalla mattina alla sera, e sono tanti e sono troppi. E abbiamo fatto battaglia per smontare la legge Fornero. Se PD e 5 Stelle vogliono tornare alla legge Fornero, ve lo dico in questa domenica pomeriggio, sotto l'acqua, in mezzo a tanta gente, a Pordenone, se vorranno tornare alla legge Fornero, la Lega farà le barricate dentro e fuori dal Parlamento, perché col lavoro non si scherza, con la vita non si scherza. Di più, noi chiediamo al Presidente Draghi, che ci ha dato la parola quando abbiamo scelto di entrare al governo, di non aumentare nessuna tassa. Mai, mai permetteremo e permetteremo di aumentare l'IMU come qualcuno vorrebbe, la tassa sulla casa, sui negozi, sui capannoni che sono già supertassati, e sulle bollette della luce e del gas. Invece di andare in giro col monopattino elettrico, il governo ha il dovere di tagliare l'IVA e le tasse sulle bollette della luce e del gas, e lo può fare domani mattina. Quindi nessuna nuova tassa, diritto al lavoro e diritto alla scuola per tutti i bambini, nessuno escluso. Noi stiamo combattendo per garantire il diritto alla salute, ma anche il diritto alla vita. E penso alle famiglie che hanno dei figli, penso alle mamme e ai papà che hanno dei bimbi disabili che vanno a scuola. Nessuno deve rimanere fuori dalla scuola, e il tampone deve essere rapido, salivare e gratuito per tutti quelli che non se lo possono permettere. Quindi è questo l'impegno che ci prendiamo, e lasciamo che altri
si occupino di tasse. Pensate che PD e 5 Stelle pensano a Ius Soli, DDL Zan e droga libera. Finché c'è la Lega al governo, Ius Soli, DDL Zan e droga libera non saranno mai realtà nel nostro paese. Per noi la priorità è il lavoro, la pensione, la scuola, a questo pensiamo. Quindi se l'entusiasmo in questa piazza ci accompagna anche negli ultimi 15 giorni, da qui al voto, la Lega è e rimane al governo. Pensate solo per 30 secondi a un governo senza Lega, io, Pordenone, il Friuli Venezia Giulia e l'Italia per 2 anni in mano a PD e 5 Stelle non le lascerò mai. Se vogliono uscire escano loro, si accomodino Letta e Conte da un'altra parte. Noi stiamo qua a combattere e la Lega al governo ha impedito l'arrivo dell'obbligo vaccinale, tasse e sbarchi. Noi non vogliamo un governo tasse e sbarchi, e lo diceva chi mi ha preceduto, è vero, io andrò a processo il 23 ottobre in tribunale a Palermo perché ho bloccato da ministro gli sbarchi di immigrati in questo paese, e io in quel tribunale ci andrò orgoglioso e a testa alta, perché difendere i confini era un mio dovere, non un mio diritto. E io mi vergogno che ci sia qualcuno che a sinistra ancora nel 2021, quando si parla delle foibe e degli italiani massacrati dagli slavi e dai comunisti, si permetta di ridere. Questi imbecilli dovrebbero cambiare paese, perché io non voglio vivere nello stesso paese di gente che ride su italiani massacrati solo perché erano italiani. Quindi due visioni del mondo diverse. In questa piazza persone che credono nel lavoro, nella libertà e aggiungo nella famiglia. La famiglia fondata sulla mamma, sul papà e sui bimbi che vengono al mondo. Lasciamo di là quelli che si vogliono drogare, quelli che regalano le cittadinanze, quelli che non credono nella famiglia e nel futuro. Quindi non la voglio fare lunga, perché avete 15 giorni per far campagna elettorale e non voglio che li passiate a letto con l'influenza o con il raffreddore. Vi dico grazie per essere qua e ci rivedremo ancora, perché adesso stiamo al governo e ci facciamo il fegato un po' grosso con PD e 5 Stelle, ma presto l'Italia intera e non solo Pordenone tornerà a votare, e quando torniamo a votare la Lega e il centrodestra vanno a vincere e l'autonomia, il taglio delle tasse e il lavoro saranno la priorità per il nostro paese. Viva Pordenone, viva il Friuli Venezia Giulia, viva la Lega, e grazie a tutti voi per essere stati in questa splendida piazza. Grazie di cuore a tutti voi, grazie, 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 grazie e ancora grazie.